E allora andiamo avanti con la nostra trasmissione, parliamo adesso di volley femminile. Scandicci è la prima semifinalista, vittoria in trasferta per 3-0 su Vallefoglia e il successo invece di Novara su Chieri. Vediamo il servizio di Marco Fantasia, poi torniamo in studio per i commenti. Il sabato di Pasqua ha designato solo una semifinalista. La prima a qualificarsi è Scandicci, che dopo il 3-1 dell'andata è passata con ancora maggiore autorevolezza a Pesaro contro Vallefoglia. Il 3-0 è stato messo in dubbio solo nella seconda frazione, che Vallefoglia ha conteso alle avversarie fino ai vantaggi. Nel terzo set Scandicci ha spinto ancora fino a chiudere, trascinata dall'MVP Ognjenović e dal duo d'attacco Antropova-Joux, 35 punti in due. Ora Scandicci attende la vincente della sfida tra Pinerolo e Milano. Le lombarde, forti del pur sofferto 3-2 dell'andata, scenderanno in campo alle 17 a Villafranca Piemonte, sul caldissimo campo del Pinerolo. L'altra semifinale è ancora tutta da definire perché, come era facile prevedere, la sfida tra Chieri e Novara non si è chiusa in due partite. Dopo essere stata sconfitta in casa in gara 1, la Novara di Bernardi si è imposta con un ampio 3-0. Questa sì, una sorpresa, visto il livello tecnico molto simile tra le due formazioni. In campo in realtà l'equilibrio c'è stato per larghi tratti, ma è sempre stata Novara a piazzare l'allungo decisivo grazie soprattutto a una super Markova. Nella seconda frazione non sono bastati 4 set ball a Chieri per riaprire la partita. Si tornerà a Novara quindi mercoledì per decidere chi affronterà in semifinale la vincente di Roma Conegliano. Le campionesse d'Italia hanno vinto largamente gara 1. La squadra della capitale ci metterà l'entusiasmo di chi vuole coronare una grande stagione, spinta dal tutto esaurito del Palasport di Viale Tiziano. La partita sarà trasmessa in diretta alle 20.30 su Rai Sport HD. Vado subito a salutare Consuelo Mangifesta. Buonasera, benvenuta all'altra domenica sportiva. Ciao, buonasera. Ciao Consu. Ciao Consu. Ciao. Allora, dominio delle Toscane anche in trasferta. Sì, dominio delle Toscane, diciamo che è l'unica squadra che può godere di qualche giorno in più di riposo rispetto alle altre che ancora devono invece faticare per insomma, proseguire questa fase molto avvincente dei playoff. Devo dire che, insomma, il Piemonte recita un ruolo da protagonista con tre squadre, Pinerolo, Novara e Chieri, e poi il resto lo abbiamo sentito nel servizio di Marco Fantasia, insomma è tutto ancora da giocare, però insomma diciamo che qualcosa di abbastanza chiaro si comincia a intravedere. Milano vuole chiudere i conti con Pinerolo e invece Conegliano sarà di scena a Roma, quali sono le tue previsioni? Ma guarda, allora Milano sta cercando in tutti i modi di recuperare Alessia Orro, che ha subito un brutto infortunio qualche giorno fa, ha giocato con una distorsione abbastanza grave di una caviglia per passare il turno in Champions League e guadagnarsi la finale, che vi ricordo insomma poi giocherà il 5 maggio contro Conegliano, quindi quest'anno abbiamo fatto il pieno di coppe europee, no? Con Novara che ha vinto la Challenge e con Chieri che ha vinto la CEV Cup, quindi stanno recuperando Alessia Orro, hanno rischiato un pochino nella gara d'andata, però insomma la forza in campo di Milano ormai è stranota. Conegliano dal canto suo ha fatto una regular season senza perdere neanche un match e Santarelli è affamatissimo, anche se continua a mettere trofei in bacheca, però riesce a mantenere un'attenzione altissima con le sue ragazze che vanno proprio dritte verso l'obiettivo. Per il maschile invece siamo alle semifinali con la sorpresa Monza che affronterà i campioni d'Italia in carica di Trento e Perugia invece se la vedrà con Milano. Maurizio Colantoni. È la Final Four Scudetto, quattro formazioni per un titolo, con qualche sorpresa. Fuori dalla lotta Modena, Piacenza e Civitanova, la finalista della scorsa stagione. Nella parte alta del tabellone, con l'eventuale bella in casa, sempre al meglio delle cinque gare, c'è Trento, la vincitrice del passato tricolore, che senza la regia di Riccardo Sberto, l'infortunato, con il giovane Acquarone, al palleggio già ha conquistato la finale di Champions League. La forza della squadra di Fabio Soli è il senso di gruppo e attaccanti come Micheletto e Lavia. Monza l'avversaria, una delle sorprese di quest'anno. C'è il centrale mondiale Galassi e il giapponese Takahashi e soprattutto il regista brasiliano Cacciopa. Nella parte bassa, come Trento, anche Perugia si è qualificata in anticipo. La squadra di Lorenzetti quest'anno ha vinto tutto e può contare su giocatori di prima qualità, da Leon a Semenyuk, a Simone Giannelli fino a Roberto Russo.
L'avversaria sarà Milano, che lo scorso anno ai quarti ha eliminato proprio gli Umbri. Roster meno costoso ma di sostanza, con Yuki Ishikawa e Matei Kasiski, leader ancora una volta, e con un palleggiatore giovane e forte come Paolo Porro. Lo spettacolo finale della Superlega può incominciare. La seconda semifinale della sua storia in Superlega per Monza, che è la vera sorpresa del campionato, lo dicevamo, ha eliminato anche Civitanova. Consuelo. Ma guarda, credo che si stia un po' come dire, ci sia un avvicendamento, no, fra le squadre, perché Modena e Civitanova, che veramente per decenni, come dire, hanno segnato il passo di questo sport, adesso stanno un po' faticando, ma questa è la legge naturale dello sport: quando finiscono dei cicli poi è un po' difficoltoso farli ripartire. Mentre Milano e Monza stanno invece salendo alla ribalta con dei risultati bellissimi. Già in Final Four di Coppa Italia queste due squadre avevano dato spettacolo e comunque avevano già fatto delle grandi sorprese. Un discorso a parte invece per Perugia e Trento, che sono delle squadre molto molto forti, sicuramente con un obiettivo che all'inizio della stagione è quello di mettere in bacheca un po' tutti i trofei, e quindi, come dire, rispettano il loro ruolino di marcia. Trento peraltro insieme a Conegliano è la finalista della Champions che vedremo il 5 maggio, quindi ha la testa piena di impegni. Perugia invece è una squadra che insieme a Lorenzetti quest'anno ha ritrovato veramente un grande smalto, un grande rendimento, quindi sarà sicuramente una finale molto molto accesa e anche secondo me molto imprevedibile quest'anno. Grazie a Consuelo Mangifesta per essere stata con noi, naturalmente. Ciao, auguri di buona Pasqua anche a te. Grazie a voi e in bocca al lupo a Stefano, che non so cosa ti è successo, ma devi sapere che ormai, insomma, no? A una certa, passa un po' per tutti, rilassati. L'ho detto, grazie. Ciao Consuelo, ciao, a presto. Buona Pasqua. Stefano, le nazionali di volley dovranno lottare per qualificarsi per Parigi 2024, invece 6 squadre su 6 nella scherma hanno già staccato il passo olimpico, abbiamo un privilegio e lo deteniamo insieme con la Francia. Esatto, un plan che ci inorgoglisce, era un obiettivo di inizio stagione importante, e l'abbiamo centrato, ecco, andare con tutte le squadre al completo significa tanto.